Buonasera a tutti, ben ritrovati. Good evening everybody, welcome back. È una grande gioia salutare tutti voi presenti. A great joy to greet all of you present here. Tutte le famiglie che sono in collegamento dall'Africa, dal Sud America, dall'India. All the families connected with us from Africa, South America and India. E tutte le comunità che stanno nascendo in Italia, dal nord, al centro, a Roma, al sud. And all the communities who are beginning to exist from the north, the center, the south of Italy. Continuiamo questo nostro cammino nella scuola dei promotori di sviluppo di vita e missione. We are continuing this path in this school for promoters of developmental life and mission. Che, come ci ha detto Padre Angelo la volta scorsa, quest'anno sarà su antropologia inconscio comunità. Which, just like Father Angelo told us last time, this year is going to be concentrated on anthropology, subconscious and community. E ringraziamo Dio, Padre Angelo e tutti coloro che hanno partecipato all'esperienza della scorsa lezione. We thank God, Father Angelo, and together with all those who participated in the last lessons. Dove abbiamo proprio cominciato con la poesia. Well, we began precisely from a poem. Perché siamo tutti poeti. Because we are all poets. Tutti creati in modo unico, irripetibile, armonico. All created in a unique way, a repeatable way, and with a great harmony. Ma purtroppo il bambino immediatamente con la sua nascita incontra tutto l'opposto di questa poesia. But unfortunately, the child immediately after his birth meets all the opposite of this poesy. E ringraziamo Dio e Padre Angelo perché abbiamo un'antropologia vera. We thank God and Father Angelo because we now have a true anthropology. Proprio per recuperare questa poesia. Precisely needed in order to retrieve this poem. Secondo la creazione di Dio in ognuno di noi. According to the creation of God in each one of us. Con il potere di Gesù incarnato, crocifisso e risorto. With the power of Christ Jesus, incarnated, crucified and resurrected. E partecipando all'amore dello Spirito Santo che continuamente muove e rinnova tutta la realtà. And participating the love of the Holy Spirit that continuously moves and renews the whole reality. Il programma è molto bello, invitante. The program is very beautiful. Ma abbiamo una grande difficoltà a partecipare a questa grandezza. But we have a great difficulties in participating to such a greatness. Anche difficoltà a partecipare alla grande novità di questa antropologia. Also we have difficulties in participating to in the great novelty of this anthropology. Perché siamo profondamente ingannati. Because we are deeply deceived. Nell'inconscio e fuori di noi. In our subconscious and also outside us. Ecco perché Padre Angelo ha chiesto a Paola Gozzi. That's why Father Angelo asked for Paola Gozzi. La nostra grande storica. Our great historian. Di approfondire oggi. Of deepening today. Qual è la cultura che ci gira intorno? What is the culture surrounding us like? E quanto lontana è dalla verità? And how far it is from the truth. E dalla vera antropologia. And from the true anthropology. Però prima di dare la parola a Paola Gozzi, credo che Padre Angelo ci voglia dare una notizia. But before allowing Paola to begin to speak, I believe Padre Angelo wants to say something. Allora, la notizia
e parlando di poesia. The news is precisely about a poem. La poesia poetry. È l'amore. And poetry is love. E la vita. Is life. E qui abbiamo una giovane. Here we have a young girl. Una meraviglia che è venuta stamattina dall'Africa da sola. A wonderful missionary coming from Africa alone. E lascio la parola a lei perché è una meraviglia. I want to allow her to speak. Elisabetta. Elisabetta. Casina. Io credo di essere stata benedetta da Dio fin dalla prima che nascessi, perché anche I believe I've been blessed by God much before, earlier than I was born. Che questa benedizione parte proprio dalla storia dei miei genitori. And I think this blessing begins from the history of my parents. E questa grande grazia di Dio mi ha permesso di vivere un'esperienza così in Africa. This great grace of God has allowed me to live such an experience in Africa. Che però ritrovo sempre nella mia vita. Which I always retrieve and find in my life. E quello che ho potuto vivere adesso in Africa è stata proprio una presenza di Dio in tutte le persone che abbiamo incontrato. What I've just been able to live in Africa, it is the continuous presence of God in all the persons we have met. E questa presenza di Dio qua in Italia non c'è per niente. While this presence of God, if I see here in Italy, it is not there at all. Ecco perché l'esperienza che ho fatto non è fine a se stessa. That's why I say, I think, the experience I've just had, it is not just an isolated experience. Ma è proprio un cercare di portare la presenza di Dio anche al cuore degli italiani che sono totalmente persi. But I feel it is like trying to bring this presence of God to the Italian people who are so badly off. E credo che Dio ha proprio posto una grande fiducia in noi dandoci questa missione che è grandissima. And I see that God has trusted us so much, giving us this mission which is so great. Questa missione è semplicemente partecipare alla diffusione del suo amore. And this mission is simply to allow people to participate to the spreading in the spreading of His love. E va proprio oltre me come persona. Which goes much beyond me as a person. E infatti una cosa che ho visto è che la gente che ci ha accolto in Africa non ha accolto noi perché eravamo noi, ma perché portavamo proprio un grande amore a loro. In fact, what I've seen that the people in Africa were welcoming us not just because we were the ones, but only because we were bringing a great love from God. E niente, mi sento proprio di ringraziare Dio perché ha avuto una grazia su di me che va. I feel like thanking God because you're having a great grace upon me. Lei mi ha detto prima che non è partita da sé, ma è partita da Dio. Before she was telling me that she che come non mai attraverso questa carità di partire da Dio, la carità ha trovato se stessa. She had not begun by herself, but from God. Così giovane. And precisely ed è venuta su da sola a Addis Abeba stanotte da sola. Aspetta, vedremo. Through the charity, she has been able to retrieve herself. And as she was coming back from Africa through Addis Ababa last night, se qualcuno gli dava qualcosa, gli fissava gli occhi così scappavano. Anybody, she was alone, but anybody was trying to talk to her or look at her, she was. Che Dio benedica, vedete che gioventù che abbiamo. Looking at his face very strongly and making them disappear. You see what kind of youth we have. God bless you. Buonasera a tutti. Good evening everybody. Perché non siamo più come Elisabetta? Questo è il tema centrale. How come we are not like Elisabetta anymore?
quali sono i mali che si sono aggiunti uno dopo l'altro, no, nella storia per portarci a tanta sofferenza. And what are the evils that have added, summed up one after another to lead us, us in such a suffering situation? Padre Angelo mi ha chiesto di cercare, no, nella storia gli errori della scienza e della religione. Father Angelo asked me to look for, to look into history and see the mistakes in science and religion. Che senza questa antropologia e questa luce che noi oggi possediamo grazie a lui, alla sua forza personale, alla sua fede. Without the completeness of the life of the light of this anthropology that we today have the opportunity of having thanks to God and to him is a personal maintenance. Ci hanno portato a stare tutti così male, persi e dispersi. Which have led us to stay so badly today, completely lost. Io tante volte ho parlato, no, nei miei approfondimenti del fatto che l'uomo non discende dalla scimmia e che non è probabilmente mai vissuto in una caverna. I have several times expounded in my lessons how man has never is not coming from monkeys and probably he has never lived in the caves. Questo fa sempre saltare qualcuno sulla sedia e reagire molto male, no? And this usually makes some people, anytime some people is disturbed and just jumps on the air here by hearing that. Ma la chiave di lettura è proprio quella che ci offre, no, questa cultura. Non c'è mai stato un uomo che è vissuto nella caverna se ha vissuto le sue forze inconsce nella pienezza. But the point of view that highlights the truth of this is through this anthropology is that one man has not lived, has never lived in the cave if he has lived in the fullness of these energies of life. Forse siamo proprio noi oggi che viviamo dentro la caverna e discendiamo proprio dalla scimmia perché abbiamo perduto completamente la percezione di quello che siamo. But probably we are the one living today, we are the ones really coming from monkeys and we are living in the caves because we have lost completely our truth. Perché siamo arrivati fino a questo punto? How comes that we have reached this point? Perché nella storia i mali si sono aggiunti uno sull'altro. It is because in history the evil have added one after another. E perché nessuno li ha mai risolti fondamentalmente. And basically because nobody has never been able to solve them. E sostanzialmente si sono trasmessi nei secoli dei secoli, aggravando sempre di più la situazione della persona. And after and as a consequence they have been transmitted from centuries and centuries, making the situation be worse and worse. E ogni volta che nella storia c'è stata una persona grande che ha preso una posizione contro i condizionamenti del suo tempo. And any time in history one good and strong person has been there taking position against the evil of the times. Molto spesso è stata una posizione personale che poi dopo non è stata seguita da altri. And very often it has been only a personal position which has not been followed by others. E questo poi ha portato a credere, no, di creare, che ne so, movimenti, congregazioni, ordini religiosi, perché si fondavano sull'esperienza di una persona grande, magari un santo, e creare invece solo integrazione. This has led people to believe that they were following the example of the founder entering into a movement founded by that example, but in the end the result has been just integrated in something. Però c'è anche un qualcosa che vorrei sottolineare, no, in questa propagazione e diffusione del male nei secoli. But there is something I would like to highlight in this spreading of the evil century after century. Cioè il diavolo è intelligente ed è separatore. It is the fact that the devil is very intelligent and is also the one who separates.
ha teso in tutta la storia a separare le forze dell'albero della vita le une dall'altra. He has been moving and it all the time all over history to separate one after another the good things. E separando the forces of the tree of life. Separando l'anima da Dio. Separating soul from God. Il sesso dall'anima. Sex from soul. Il sesso dai nervi e dal corpo. Sex from nerves and body. E poi tutte queste forze inconsce separandole dalla mente. And then all these separating all these subconscious forces from mind. E questo che ha portato alla distruzione totale della persona. This is what has led to the complete destruction of the person. Cioè il diavolo non vuole soltanto separare la persona, vuole proprio distruggere. Not only the devil wants to separate the person, he wants precisely to destroy it. Ed è la percezione che abbiamo noi oggi, no, della nostra sofferenza, di una disgregazione totale di quello che siamo. And this is the feeling we have of our situation today. It is the complete destruction what we are. Certo, abbiamo visto che questo è stato un processo lento che si è propagato nei secoli, che è passato attraverso tanti avvenimenti della storia di cui comunque abbiamo già parlato tante volte e su cui non ritorno adesso. For sure we have seen that this has been a slow process all over the centuries through many events which we have already been able to expound in previous lessons. I'm not going to talk about them now. Però certamente colpisce l'importanza della separazione della sessualità dall'anima e da Dio, perché è un nodo abbastanza centrale. But for sure what is touching, is striking, is the separation of sexuality from soul and God, which is a really central point. E questo è avvenuto subito, quasi subito dopo Cristo, dopo la venuta di Cristo. And this has happened immediately after Christ. E questo ha prodotto moltissimo male nella vita di tutte le persone, ma anche nella vita della Chiesa. This has produced a lot of evil in the life of the people, but also above all within the church. E tanto male è ricaduto sulla sessualità che è stata vissuta solo per se stessa. And a lot of evil has fallen upon sexuality itself, which has been just lived separately by itself. E sulla sessualità c'è proprio la degenerazione dei secoli dei secoli. And on sexuality it is where there is the degeneration from centuries and centuries. E quindi la straordinaria importanza, no, di quello che oggi Padre Angelo ci dice sulla sessualità. Then we see the extraordinary importance of what Father Angelo tells us today on sexuality. Che diventa proprio invece la possibilità di vincere l'intelligenza dei diavoli e l'istinto delle bestie. Which instead becomes a concrete possibility of destroy, defeat the intelligence of the devils and a reduction of the beasts. E questa è una possibilità straordinaria per la prima volta veramente nei millenni, credo. And this is an extraordinary possibility we have for the first time all over the centuries, I believe. Di far fronte per la prima volta nei millenni ad un male a cui mai è stato fatto fronte. The possibility of being able to face for the first time after thousands of years to one evil which had never been faced. Perché dopo la sofferenza della sessualità immediatamente c'è stata la sofferenza del corpo e dei nervi e la ricerca di una soluzione, la nascita della medicina. And because immediately after the suffering of sexuality there has been the research of solving the suffering of nerves and body, which substantially is the birth of medicine. La medicina come scienza a sé. As a science per se. Cioè, diciamo, nelle culture più antiche la medicina non era una scienza a sé, spesso erano i sacerdoti che la praticavano, comunque era strettamente correlata con la fede. Because in ancient culture usually medicine was not separated from other sciences, it was mostly connected to religion, and the first doctors were priests.
L'esperienza ancora successiva diabolica è quella di separare tutte queste forze inconsce dall'albero della conoscenza del bene e del male. And then after that, another devilish experience has been the one of separating all these subconscious forces from the tree of knowledge of good and bad. Anche di questo abbiamo detto più volte, no? Dell'importanza di alcuni movimenti culturali che si sono, diciamo, propagati anche, soprattutto in Europa, no? Also, nel corso della storia. Also about this we have expounded several times, especially as far as many cultural movements within Europe are concerned. Ma quindi non ci torno sopra su questo, mi fermo soltanto su alcuni risultati che sentiamo che ci toccano oggi molto molto da vicino. So I'm not going again to touch on these issues, I just want to concentrate on some points that we touched today as a consequence of all this. Per esempio il materialismo. For example, materialism. Materialismo viene fuori proprio da mettere al centro l'assenza di Dio. Materialism comes out as a consequence of removing God from the center. E da quanto tempo si è abbandonata questa intima e profonda unione con Dio, della persona con Dio, nei secoli? So for how long has this experience of centrality of God has been abandoned in the century? Non è che il materialismo, o dire che l'economia è importante e che la storia fatta dagli uomini è importante in sé per sé è un male assoluto. So take care. It is not just saying that economy is a mistake, or maybe materialism in the center of life is not good. Il male sottile, diabolico, è pensare che questo sia l'unico verità e l'unico modo per affrontare la sofferenza delle persone. The subtle devil is thinking that this is the only way of helping the persons. Non è l'economia che salva. It is not economics that saves human beings. Non è la realtà materiale, il benessere che ci salva. It is not the material reality or well-being that can save us. E se la persona non risponde a quello che ha dentro per creazione, starà comunque male. The point is that if the person does not meet what he is by itself as a creation, he will always be sick and feel unwell. E il fatto diabolico è che non si è più in grado di vedere questo e si crede che questa sia la soluzione. And the diabolic fact is that we are not capable of seeing this and we believe this is the solution. Il denaro, intorno a cui ruota tutto il potere economico degli stati, delle nazioni, del mondo intero. For example, money. Around which everything seems to be concentrated and rotating, the whole life of the countries all over the world seems to be concentrating on that. Non è il denaro al centro, è la persona al centro. While in reality it is not money in the center, it is the person supposed to be the center. Quando Padre Angelo ha scritto l'economia nel carisma, ha fatto questa operazione che, voglio dire, solo lui poteva fare certamente con la luce che aveva. When Father Angelo has written this economics in the charisma, he has made this operation, which is he had been the only one who could do such thing. Ha riportato un fatto economico all'interno della grandezza della creazione della persona fatta al 90% di forze inconsce. That is bringing back the economics into the reality of the 90% of subconscious forces of the person. Che ama anche attraverso un uso del denaro corretto. A person that can love also through a correct use of money as a consequence of it. Allora il denaro è uno strumento come tanti altri, ma è l'antropologia che deve essere al centro. That's how money becomes an instrument like many others, and while what is in the center is anthropology.
la conoscenza di che cosa la persona ha veramente bisogno per esprimere se stessa, per essere in pace, per essere nell'amore. And knowing what the person really need in order to be himself and to be in peace innerly with himself. Per esempio, un altro aspetto che mi colpisce molto, no, è l'idea di Stato, di cui comunque anche lì avevo detto qualcosa, ma mi sembra che in questo momento sia molto importante dire. Another fact that I'm touched of, which also expounded in other lessons, it is the idea of state, which is very currently very very actual. L'idealismo, idealizzare un'idea, in questo caso lo Stato, è un'opera che rientra nell'ambito del materialismo. Idealizing an idea, just like the case of the idea of state, it is a matter of materialism. Abbiamo sostituito lo Stato con lo Stato etico. We have substituted the state with the ethic state. Come se lo Stato possa essere sopra le persone e pensare al bene delle persone. As if the state can be on top of the person and thinking, deciding on top of the persons. Tante volte sentiamo ancora, no, in televisione il magistrato che è morto, il grande servitore dello Stato. Many times we hear the news on TV, maybe the magistrate who died, he was a great servant of the state. Questa operazione è possibile solo se io non so che cos'è la persona. This fact of considering the state as an entity, it is possible only if I don't know what the person is. Che uno Stato non potrà mai essere etico di per sé. Because a state can never be an ethic one by itself. Soprattutto nemmeno la persona può essere etica. But above all, not even the person can be ethic as such. Se non vive la pienezza di quello che è l'etica, diventa un fatto esterno alla persona, unless, invece è interno. Unless he lives the fullness of what it is. Otherwise ethic becomes something external. Quindi anche questa sentirci bombardare continuamente l'importanza dello Stato, riflettiamo che è una riduzione terribile di tutto quello che invece abbiamo dentro. So let us reflect that this being told continuously about the state, it is a reduction that we are living, we are embedding in ourselves. Dove siamo noi come persone? Che cos'è che ci fa stare veramente bene? È questo che non vediamo più. Where are we as persons? What is really allowing us to feel well? This is something that we are not capable of seeing anymore. La separazione ultima compiuta, no? Diabolica compiuta, di separare la mente da tutte le altre forze, ha portato nell'ultimo Novecento a dare tantissima importanza alla logica, no? E alla matematica. This last diabolic effect of separating mind from the subconscious has led, especially in the last century, to give more importance to logic and mathematics. Ma anche queste sono diventate l'unico strumento per leggere la realtà della persona e la realtà intorno. So that these have become the only instrument to read the reality of the person. E questo è anche questa è una riduzione terribile di tutto quello che la persona è. Also this one is also a terrible reduction of the reality of what the person is. La logica e i numeri sono oggettivi, dunque descrivono, dunque possono essere, descrivere nella maniera migliore possibile la realtà che mi sta davanti. What is passed to us is the logic and numbers are the only objective reality, and so as such they become the only instrument to read the reality we are in. Ma se la persona è costituita al 90% di forze inconsce, che devono irrorare il 10% conscio, vorrei capire cosa riesco poi a vedere realmente usando solo la logica. So now, since if the person is made 90% of subconscious forces and only 10% is mind, so what kind of reality can I see? Only through logic and numbers.
la scienza fatta così, la filosofia che produce questo pensiero, è una filosofia che già alla sua base ha rinunciato alla ricerca di che cos'è la verità della persona. So the philosophy with at the basis of such a thinking, it is a philosophy was already given up to understand the reality. E sostanzialmente si autodefinisce una scienza descrittiva, non è che lo dico io, se lo dicono da soli, noi possiamo solo descrivere. That virtually becomes auto-describes, defines itself just as capable of only describing the reality instead of understanding. E che addirittura sceglie proprio come posizione di rimanere proprio nella superficie, di non andare mai in profondità dei fenomeni che descrive. To the extent that, as a matter of fact, he has given up to go deeper, so it remains a superficial level in describing the reality. Per esempio, la fisica quantistica, che è stata la grande rivoluzione, no, del Novecento. For example, quantic physics, which has been the greatest revolution of the 1900. Che ha messo in crisi tutta la scienza precedente determinista, which also put in a crisis all the previous science which had been deterministic science, utilizzata da persone separate nelle loro forze e con una mente che funzionava solamente per quello che poteva, consentite, having been used by persons who were innerly separated and whose mind was just working for very little, non ha permesso di cogliere la grandezza di quello che questa scienza offriva nel descrivere una realtà. It has not been possible to enjoy the fullness of what these physics were describing was giving us an opportunity. Ed è diventata, diciamo, ha dato come risultato la nascita del calcolo delle probabilità, che un fenomeno avvenga o non avvenga. And it has led to the birth of a phenomenon like the probability calculation. Il che significa che si è preclusa la possibilità di cogliere che la fisica quantistica ci parlava dell'osservatore che poteva benissimo essere Dio, ci parlava della costruzione dell'universo e la riduzione totale solamente alla possibilità che una particella si comporti in un modo invece che un altro. Which has led in practice that instead of, since it was given the opportunity of talking of the observer of the whole creation, as a matter of fact it has become just a science showing that particular particle could have the probability of being or not being, not much than that, more than that. Questo è la percezione che noi abbiamo, no? Quando sentiamo parlare gli scienziati, quando sentiamo parlare i fisici, i matematici, che non rispondano realmente alla meraviglia che c'è intorno a noi, dentro di noi, fuori di noi. Actually, this is the perception that we usually have when we listen to these scientists talking, as if they are not meeting at all the perception we have inside us. Ma che ci sia molto molto di più che non si può e non si deve più cogliere perché non si è più in grado di farlo. But we perceive that there is much more, but that one cannot go deeper. We just give up to go deeper. Pensate che a un certo momento la nostra recentissima cultura scientifica si rende conto che in realtà c'è un nesso tra i processi mentali e i processi fisici, cioè tra mente e corpo. Si ritorna a dire, ma forse in realtà forse ci sta un nesso tra le cose che avvengono. Just think of our science that just recently seems to have gone back to connect at least that there is a connection between the process in the mind and the process of body.
Però at least it is perceived there is a connection. Questo nesso, no, mente, corpo, o comunque processi mentali e leggi fisiche che reggono il corpo, è stato letto in un unico modo, nell'unico modo possibile, dati tutti questi presupposti che ho detto. But since there are these bases I've been talking about, even this connection, body and mind, all the process, physical process and mental progress have been seen in the only way this kind of mentality could allow. Che le leggi che regolano la fisica regolano il corpo e regolano pure la mente. Which means just that the laws that rule physics are both ruling body and mind. It is the same laws. E che dunque se io applico queste leggi posso riprodurre anche l'attività, per esempio, della mente. Then, as a consequence, they say if I apply this law, the physical law to mind, I can reproduce the mind activity. E quindi tutto un grande impegno per creare, per esempio, le cosiddette intelligenze artificiali, i computer che simulano il linguaggio umano, o che ne so, i robottini che fanno quello che farebbe un uomo. From the all, from this all the various experiments, experiences to reproduce human intelligence, such as robots, computers and whatever. Che è un paradosso, perché è chiaro che abbiamo ridotto la persona umana a un robot. Which is a paradox because it is as if we are reducing the human person to a robot. Ed è quello che noi, il risultato di quello che noi percepiamo e riusciamo a leggere della persona e della realtà della persona. This is just the result of what we manage to perceive of the human person according to the current culture, the current science. È inutile stare qui a dire le esperienze che ciascuno di noi ha quando va dal medico e si sente trattato in questo modo qui, no? Come se fosse una serie di parti meccaniche, taglio qui, levo lì, aggiungo questo, prendi la medicina, ma la persona dov'è? Che fine fa? It is useless to recall here the experience we all have when we go at the doctors and maybe we are told we are treated just as a machine, as we are made, our body is made of different spare parts. We remove this, we add this one, get this medicine. Pensate che alla fine di tutta questa vicenda, che ci riguarda tutti, perché cioè, siamo tutti male per questo motivo qui, no? Perché ciascuno di noi non si sente più visto come persona. As a matter of fact, this is an experience we are all living, because none of us is really feeling to be respected as a person. È dalla filosofia che nasce la nuova frontiera della scienza, che è la bioetica. And we see that it is precisely from philosophy that the new frontiers of science is born, which is now bioethic. A me sembra l'ennesimo paradosso dei paradossi. Parliamo di ciò che è lecito e non è lecito, di ciò che è bene sostanzialmente, di ciò che è male e che riguarda la profondità della persona umana, no? E lo deve dire la filosofia? To me this is one of the worst paradox again, because we are talking of what is good and what is bad. Is this supposed to be said by philosophy? Sì, poi ci sono state tutte le posizioni prese sicuramente anche dalla Chiesa e dalle varie persone, ma ci vuole una scienza, io dico, no, per dire cos'è bene, cos'è male. La nostra For sure there have been positions taken by church and important personality, but my question is, do we really need a science that says what is good or bad? La separazione dentro di noi di che cosa siamo, di ciò che è bene e male per noi, è arrivata fino a questo punto. And this is the consequence of the separation within ourselves. We don't experience anymore what is good and bad. This is we have reached this extent because of that. C'è bisogno di qualcuno che mi dica che questo lo posso fare e questo no.
we don't have this experience anymore within ourselves, so that's why we need someone from outside who says this is good, this is bad, you can do it, you can't. Che clonare mio figlio forse non è una cosa proprio opportuna, però l'altro la pensa in un'altra maniera e dunque tutta la fine, tutte le posizioni sono ammesse, io la penso così, tu la pensi colà, del resto è filosofia. That's why we happen to be in discussion, okay, cloning my child is good or is right, but another person thinks differently, so any position is good, and all in all it is philosophy. Questa è la distruzione della persona umana. But this is the destruction of the human person. Quando io non so più cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché il bene e il male, ce l'ho detto tante volte Padre Angelo, appartengono all'interno della persona, sono scritte dentro la persona, non sono fuori la persona. When that means I don't know anymore within myself what is good and right, because as Father Angelo has been saying several times, good and bad are already recorded in the person. Una persona è morale, diciamo tra virgolette, è etica solo se vive la pienezza di quello che è. And one person is moral, it is ethic only if he lives the fullness what he is. E questo annulla il relativismo. And this immediately cancels the relativism. Perché la creazione di Dio è uguale in tutte le persone e in tutte le parti del mondo. Because the creation of God is all the same in all the persons all over the world. E il bene e il male che ci portiamo scritti dentro è uguale per tutti. And the good and bad that we are carrying within us, it is the same all over the world. Solo che noi non sappiamo più che cosa siamo e chi siamo. But the point is that we don't know anymore what we are. Quindi questo male è un male devastante per la nostra società e per le nostre persone. Yes, this evil is a devastating one for our society, for the persons. E credo che sia il male più grande della nostra epoca, ma guardate che è il risultato di millenni di mali che si sono sommati uno sull'altro. And I believe it is the greatest evil of our time, but take care, it is the result of mistakes and evils over the centuries, one after another. Questi mali non risparmiano chiaramente nemmeno l'atteggiamento nei confronti della fede, no? And this evil also affecting the attitude towards the faith. La fede, tante volte, no, parliamo di falsa spiritualità. We often speak of false spirituality. Perché siamo arrivati a vivere, anche con la migliore delle intenzioni, una falsa spiritualità? How comes that even though with good intention, how comes that we have reached the experience of a false spirituality? Perché persone che scelgono il sacerdozio come vocazione poi non lo riescono a vivere veramente? How comes, why do people who choose the vocation of priest they then end up in not living it fully? Perché si perdono magari, no, nel clericalismo, come tante volte Padre Angelo ci dice? Why do they lose themselves into clericalism like sometimes Father Angelo says? Perché tutto quello che ho detto fino adesso inevitabilmente influisce anche nell'atteggiamento che noi abbiamo poi nei confronti della fede. Because what I've said up to now, inevitably it is affecting also what we experience in faith. Questa disgregazione di tutte le forze della persona inevitabilmente ci portano a vivere la fede come un fatto mentale. This division of the forces of life of the person lead us to live faith as a mental fact. Se io non ho l'esperienza di chi sono io e della mia persona, non posso nemmeno avere un'esperienza di Dio vera. So if I don't have the experience of what I am as a person, I can't have also have a true experience of God. E anche su questo c'è il peso di condizionamenti secolari, millenari. And also in this point we see the load of the mistakes of centuries and centuries.
quando già, che posso dire, nel IV secolo, per trovare Dio, i monaci se ne vanno nel deserto. For example, even right from the 4th century, in order to retrieve God, the monks used to go to the desert. Ma già lì si era fatta un'operazione, no, di spostamento. Ma Dio dove sta? Nel deserto o nella città? Already at that time, this operation of shifting had been done. Where is God, in the desert or in city? E poi il bello era che nel deserto si incontravano con tutti i diavoli che ci si portavano dentro e dicevano: Dio, ma allora c'è qualcosa che non va in tutto questo. The point is that when they were in the desert, they were carrying also all the devils within themselves, so they were completely confused and puzzled. Però di quell'esperienza lì ci è rimasta addosso, dei monaci del deserto, la separazione, no? But what has remained to us of that experience had been the separation. Se voglio vivere la spiritualità, mi devo allontanare dalla materia. That is, if I want to live spirituality, I must go away from material. E già qua si perde l'integrità e la completezza e l'unità della persona. And here immediately it is lost the completeness, the integrity of the person. L'albero della vita, le forze sono tutte collegate l'una con l'altra, compreso il corpo. Because all the forces of the tree of life are all connected, including the body. E quindi già lì comincia un male che continuerà nei secoli e che colpirà, guarda un po', immediatamente, subito, la sessualità. And right from here, right from them, this separation of the body from the other forces has led to other evils after. In the years after, beginning from sexuality. La sessualità è stata, ahimè, massacrata dalla Chiesa. So, unfortunately, sexuality has been massacred by the Church. E si sono massacrati le persone personalmente che avevano fatto questa scelta di vita e hanno massacrato anche le persone, diciamo, i cristiani, so, i fedeli. The persons who has made this choice of life have been separated, massacred themselves, but also in turn they massacred also the human beings, the persons they were meeting. Facendoci arrivare a percepire questa sessualità sempre perennemente in contrasto con le nostre identità personali, con le nostre forze. Making people, making us perceive our sexuality always in contrast with our personal forces, as if they were in contrast. Se sono una persona di chiesa, di spirito, non devo essere sessuata. Thus, if I am one person of spirit, I'm not supposed to be sexuated person. E questo, pensate che separazione all'interno della persona. You just think of what are separation within the person. E la fede, che fede vive una persona separata in questo modo, scissa dentro di sé, tra una forza così importante, sessualità che è identità, so e what, anima e what Dio. What kind of faith can one person live? One person that lives such a separation, sexuality, which is identity from faith. Sì, Padre Angelo ci dice sempre, no, che la sessualità pulita è una sessualità nell'amore e che ci porta unica ad amare gli altri. Pensiamo a quanto hanno potuto amare tutte quelle persone che, separate nella sessualità, si sono date un grande affare per i poveri. If clean sexuality is a full sexuality in love, think of what kind of love can have experienced all these persons who have been separating themselves. Pensiamo a tutta, per esempio, l'azione missionaria fatta nel mondo. Just think of the whole missionary action made all over the world. Dalle congregazioni religiose. From the religious congregations. Abbiamo detto anche di questo, abbiamo parlato, per esempio, no, dei gesuiti nel Sud America. We've already expounded about that, for example, speaking of the Jesuits in South America. Ma era forte perché all'inizio gli indios, che erano sani, i gesuiti li prendevano e li buttavano giù dalle cascate quando arrivavano. It was strong because the indios were healthy, but the Jesuits were beginning to
throw them down the waterfalls. Poi chiaramente hanno costruito delle relazioni, però diciamo che l'impatto è stato piuttosto duro. But later on they build a relationship, but the impact at the beginning was quite tough. Perché Elisabetta ce l'ha detto prima, no? Why Elisabetta told us just la prima percezione che noi abbiamo dell'Africa, degli africani, è che loro hanno Dio e noi no, ed è viceversa. Cioè loro hanno la percezione che noi proprio siamo proprio because fuori. The first perception we have of Africans and it is that they have God inside them, we don't. And opposite, they also realize that we don't have God at all inside. E giustamente gli indios arrivavano, i missionari piano e buttavano giù dalle montagne perché. Rightly, the Indians, when the missionaries were coming, were throwing them down the waterfalls because we are realizing this. Non facevano una cosa proprio, no, strana per loro. So for them that was not so strange. E questo fa riflettere sul perché viviamo una fede che è distaccata dalla vita. This makes us reflect how comes that we have a faith separated from life. Ma fa anche riflettere sul perché esistano tante false spiritualità o comunque che cercano una verità di fede, ma che poi alla fine non riescono a trovarla e a farla sperimentare. But also makes us think how why there are so many false spiritualities that try to offer an answer to the people, but they don't allow them to experience. Perché se io non ho un'antropologia che mi porta a cercare Dio dentro di me, all'interno della mia persona. Because if I don't have an anthropology that leads me to look for God within my person. Io non lo troverò mai. I will never be able to find God. Potrò cantare, ballare, pregare. I may be able of singing, praying, dancing. Potrò anche sentire, stare bene in quel momento, sicuramente. I can even be able to feeling well in a certain point. Ma l'incontro personale è nella profondità di quello che io sono. But the personal encounter is in the depth of what I am. Abramo l'ha trovato nel deserto da solo Dio. Abram found out God in the desert alone. E se io sono fatto a fettine, separato in tutte le mie parti, disgregato totalmente. Well, if I'm made, cut into pieces, completely disgregated. Come faccio ad accedere? E lì c'è il diavolo, in tutte queste separazioni, c'è tutto il male di questi secoli in cui il diavolo si è insediato. E sta lì, bello. How can I access to me? I can access God because there, in all this separation coming from centuries, the devil has dwelt. Come riaccedo al nucleo della mia persona, lì dove c'è Dio, nel mio potenziale? How can I access again to the nucleus of my person where there is God, to where there is my potential self? E da qui nasce un altro atteggiamento, no, nei confronti della fede, che è quello dell'abbandono alla volontà di Dio. Now, here it comes another attitude in front of faith, which is the one of abandoning oneself in front totally to God. Impossibilitato ad accedere, ad toccare Dio, perché sono impossibilitato a toccare me. Since I don't manage to access God because I'm incapable of touching me, myself. Vivo la realtà che mi circonda con una grandissima angoscia. I live the reality around me with a great anguish. Perché non la riesco a gestire in nessun modo, perché non ho la percezione dell'io potenziale nel quale ci sono io e Dio che collaboriamo. Because I don't have the feeling of the potential self through which I can collaborate with God. Di conseguenza, l'unico atteggiamento che posso avere è quello di dire: vabbè, Signore, pensaci tu, mi affido a te, mi abbandono a te. As a consequence, the only option to me is just abandoning to God and say, oh God, you do it on my behalf. Che è l'unico modo per, diciamo, fare proprio un salto in realtà, no?
salto me stessa, salto pure Dio, salto la collaborazione che Dio mi chiede, perché Dio per aiutarmi mi vuole collaboratore. Which means a total jump, just cutting myself out and removing the needed collaboration with God, because God requires my collaboration. Rimuovo tutto quello che ci sta in mezzo, tutte le varie separazioni. I repress everything what was among us, again the separation. E mi affido alla volontà di Dio. Then I just entrust the will of God. Questo è un atteggiamento, ahimè, molto diffuso tra di noi. No? Unfortunately, this attitude is very spread among us. Perché non riusciamo più a gestire la sofferenza che ci portiamo dentro ci affidiamo totalmente con alcuni movimenti che comunque religiosi molto forti che ci portano su questa strada, rimuovendo costantemente in realtà tutte le sofferenze sedimentate dentro di noi. Because we don't manage to tackle our inner suffering anymore, so we entrust ourselves to this big movement, but meanwhile, by doing so, we keep on carrying within ourselves the bulk of our huge sufferings, not so. E in questo modo noi non arriveremo mai né a Dio, ma tantomeno arriviamo a noi stessi e tantomeno arriviamo agli altri. In this way we never reach God, nor do we reach ourselves, not even we are capable of reaching the others. Certamente la luce che ci dà Padre Angelo con questa antropologia richiede una grandissima diciamo un grandissimo impegno da parte for sure the light Father Angelo has given us through this anthropology requires a very great commitment, perché dobbiamo essere consapevoli che tutti questi mali sono mali millenari, secolari, che sono radicatissimi e sono radicatissimi dentro di noi, non... but we must be aware that all this evil are centuries old and that's so deep, very deep. Ci portano anche lì ad avere atteggiamenti del tipo ma io sono bravo, buono, faccio le cose come le devo fare. Tante volte abbiamo sentito, no, nelle nostre storie questo aspetto. And that's so deep that they often lead us to say but I'm doing what I'm supposed to. I'm good and obedient, I'm doing everything. We have heard this in our witnesses several times. Che altro devo fare? Faccio tutto what bene. What else am I supposed to do? I'm doing everything well. E questo è anche un inganno che riguarda anche le congregazioni, gli ordini religiosi spesso, no? And this is often a deceit that we find also in the religious congregations. Dove viene richiesta l'obbedienza alle regole. Obedience to rules is requested. Ma tante volte Padre Angelo ha detto io obbedisco solo a Dio, giustamente. But often Father Angelo told us I only obey to God. Ma lui lo può dire perché sa chi è lui e sa che cosa Dio vuole da lui. But he can say this because he knows who he is and what God wants from him. Pensiamo alla sofferenza di chi non ha questa luce, non ha questa consapevolezza e segue, si adatta, si integra, perde la fede e pensa invece di averla, si trova all'interno di un sistema e cerca di fare le cose per bene. But think of the suffering of those who don't have this light, they lose faith, even remaining convinced to have, and they lose themselves even thinking of doing good. E che sofferenza c'è quando si dice la fede è vita e la persona dice ma io faccio un sacco di cose, sì ma la fede è vita, è un'altra cosa. Suffering, when we say faith is life and the person say yes I'm doing it, faith is something different. Mi colpiva molto una discussione recente su un libro che è uscito di Socci, che conoscete sicuramente, no? I'm touched by a recent discussion about a book recently issued. In lui scrive, come al solito, un saggio per dimostrare l'esistenza storica di Cristo.
this writer wrote a book in order to demonstrate the historical existence of Christ. Ci verrebbe da dire, a me mi è venuto da dire, boh, ma perché lo fa? Cioè, è ovvio, no? Lo sanno tutti che Cristo c'è esistito. I was asking myself, why is it writing? Is he writing such a book? Everybody knows that Jesus has existed. Eppure questo libro ha scatenato le critiche proprio degli esegeti della Bibbia, cioè quelli che studiano proprio i testi sacri. Yet this book has boosted the criticism precisely for those who study the Holy Scriptures. E anche di alcuni personaggi molto importanti del clero. And even from many important persons of the clergy. Perché si sono scagliati contro di lui dicendo: non capisco perché dobbiamo perdere tempo a dimostrare che Cristo esiste, non è rilevante. They were accusing these writers, say it is useless to waste time trying to demonstrate that Jesus existed. It is not relevant. Se io non mi soffermo a comprendere la straordinaria forza dell'esistenza storica di Cristo, faccio della fede un fatto mentale. But the point here is that if I don't stop and realize and meditate on the strength, the extraordinary strength of the historical existence of Christ, I make Christ become just a mental fact. E questo è un male che colpisce tantissimo la Chiesa dal di dentro. But this is a very strong evil that is wounding church from within. La fede non è più vita, la vita non è più una relazione continua e costante con Dio che mi fa vivere in una certa maniera come facevano i primi cristiani. Faith is not life anymore, and faith is not a continuous relationship with life that makes me be connected to the what I am like. The first Christian were experiencing. Io mi faccio una fede per conto mio, tu te la fai per conto tuo. So I create my own faith, you create your own faith. Io posso anche andare con i bambini e poi celebrare l'Eucaristia, non c'è discordanza dentro di me. Maybe I can even go with children and then celebrate the Eucharist because I don't see any contradiction within me. E questa è la separazione, è la disgregazione della persona. This is the separation of the person, the disgregation of the person. Non avere più la percezione che io sono un tutt'uno, che non c'è un qualcosa che di me che non può corrispondere a quello che io faccio da quando mi alzo a quando vado a letto. Having the perception, not having the perception anymore that I am one person, there is nothing that cannot correspond to me whatever I do from morning to evening. Quindi io credo che abbiamo tutti una grandissima, no, responsabilità. So I believe we all have a very great responsibility. Siamo tutti vittima della falsità della scienza e della falsità della spiritualità e della religione. We are all victims of the falsehood of science and the falsehood of spirituality and religions. Io penso che nessuno di noi sarebbe arrivato qui se non avesse avuto questa esperienza. Because I think none of us would have happened to be here if we had not had such an experience. Però c'è un passaggio molto molto più forte da fare, che è quello che ci chiede tutti i giorni, no, di fare Padre Angelo. But there is a step, necessary step to be done, which is what Father Angelo asks us every day. Di far diventare questa antropologia veramente vita, cioè di farla passare dai libri alla nostra realtà personale. Which is the one allowing this anthropology to become life, making this come from books to our lives. Perché questi mali che adesso io così sommariamente ho tracciato, ho detto. Because with these evils that are just summarized here. Non è che da stasera non esistono più o non ci riguardano più perché l'abbiamo detto. They are going to disappear just because we have talked about them.
Poi Padre Angelo ha scritto il libro sulla sessualità, quindi siamo tutti a posto. So now Padre Angelo has written this book on sexuality, we are all okay. Cioè, sarebbe bello, no? Forse così. I wish it could be like that. E questo è il nostro atteggiamento consueto, eh? But this is our usual attitude. Cioè, è frutto di tutto quello che io ho detto. È un atteggiamento solo mentale. And it is the fruit of all what I've said. It is just a mental attitude. La rivoluzione vera, quella che ci viene chiesta di fare con questa antropologia, è di farla diventare vita vera per noi. The true revolution is what we asked to these anthropologists to make it become true life. Con le nostre posizioni personali. With our personal positions. Con la nostra vita. With our lives. Con l'amore per i donatori, con l'amore per i bambini. With the love for the volunteer donors, the love for the children. E l'amore per, diventa per noi stessi. And the love for that which becomes love for ourselves. Perché veramente, finalmente, ci siano una persona, due persone, tre persone, ma popoli interi che prendono posizione contro questi mali millenari. So that there can be finally not just one person, two person, three person, but entire populations who take position in front of such evils. E questa è la vera grande rivoluzione che tutti quanti noi siamo chiamati a fare per porre veramente fine a tutta questa sofferenza che la storia ci ha portato a vedere nei secoli. And this is the great revolution that we are all called to make in front of all the evils that we've seen all over the centuries. E quindi mi sento proprio di dire grazie a Padre Angelo, ma soprattutto buona missione a tutti. So I thank Padre Angelo, but buon lavoro. Happy mission, good work. Grazie. Anch'io ringrazio Paola. I also thank Paola. Perché vedete quello che ci ha detto? Because what she told us. È talmente vero. It is so true. Che nemmeno vogliamo vederlo. That we don't even want to see. Ma è terribile. But it's terrible. Perché è altro che la bomba atomica. It is much, much beyond the atomic bomb. È un veleno micidiale. It is a terrible venom. Che è secolare. Which is centuries old. Perché purtroppo è secolare la falsità. Because unfortunately falsehood is centuries old. È secolare la falsità della scienza. The falsehood of science is century old. Dell'esistenza storica. The historical existence. Dell'università. The university. Ed è secolare anche la mancanza totale della dell'antropologia. And also the total lack of anthropology is century old. Anche a livello religioso. Also at religious level. Allora c'è la scienza e c'è la religione che ha combinato quello che ha combinato. So, there is science and there is a religion that did what they did. Però la vita non si inganna. But life cannot be deceived. Tu puoi ammalarti. You can get sick. Puoi stare nel falso. Remain in falsehood. Puoi colpire la fede. You can wound faith. Perdere carattere. Lose your character. La sessualità. Sexuality. E questa è nella storia. And this is already in history. Dei secoli, eh? The centuries. Puoi ammalarti. You can get sick. Nel corpo, in the body, e nella mente, in mind. Ma il sigillo di Dio che in noi c'è, but the seal of God which is in us, it is there. E Dio c'è, God is there. E la vita non è come io penso, gli uomini penso o gli uomini dicono. My life is not what I think, what people think and say. È come Dio l'ha creata. It is how God has created. Io sempre cercavo la vita. I've always looked for life. E cercavo lo spirito che è vita. And I've always looked for the spirit which is life. Che è lo Spirito Santo. Which is the Holy Spirit. Che è tutta la verità. Which is the entire truth. E non lo trovavo. But I was not finding it. Allora mi dicevo, ma dov'è questa creazione? So I was asking myself, where is this creation?
Dov'è questa evidenza? What is this redemption? Dov'è questa persona? What is this sanctification? E ringraziando Dio. What is this person? Thanking God. Avendo persone e anni. Having had persons and persons for years and years. Per 8 ore al giorno. For 8 hours a day. Vedevo nel concreto. I was seeing in the concreteness. La sofferenza. The suffering. Nella falsità della fede. The falsehood of faith. Nella falsità dell'animo, del carattere. The falsehood of soul and character. Del sesso. Of the sex. Dei nervi. Of nerves. Del corpo. And body. E della mente. And of mind. E vedevo che tutte queste sofferenze o riduzioni, falsità. And I was seeing all such sufferings and reduction and falsehood. Che andava sempre contro l'amore. I was seeing that they were always going against love. Contro la vita o lo spirito. Against life and spirit. Era comunissimo. I was seeing that they were so common. Però ogni persona era portatrice. But I was also seeing that every person was bearer. Di questi mali. Of this, non solo era portatrice, ci moriva. Not only they were bearers, but they were even dying of that. E non ne usciva. And they was not managing to. E non poteva uscirne. And they could not come out. Perché era tutto falso. Because everything was false. Proprio come persona. Precisely as a person. Che non vuole falso. Which does not want anything false. Ma tanto più come credente. But above all as a believer. In Cristo che mi incanta. Believer in Christ, I'm in love with Christ. Che è vero. Because it's true. Che fa nuove tutte le cose. And makes everything anew. Mi sono impegnato. I committed myself. E guardate che vedevo tutta questa anni, questa sofferenza della gente sull'albero della vita. And you see, for years and years I've seen all these sufferings on the tree of life. E vedevo che questi condizionamenti vengono sempre da bambino. And I was seeing that these conditionings were always coming from the childhood. E vedevo che anche questi condizionamenti erano sempre registrati per il non amore. And I was seeing that these conditionings were always recorded because of lack of love. E vedevo che è proprio mancanza di rispetto e scambio di rispetto dell'antropologia creata in noi da Dio. And I was also seeing that was because of lack of respect and exchange of respect of the anthropology created by God. E salvata da Cristo. And saved by Christ. Perché Cristo è il testimone. Because Christ is the witness of this anthropology. Come la Madonna. Like the Virgin Mary. Che è piena di grazia. Who is full of grace. Il Signore è con te. The Lord is with her. Che c'ha l'anima. Che magnifica il Signore. The soul glorifies the Lord. E proprio perché c'ha l'amore Dio. And precisely because. E l'anima che magnifica il Signore. Love and God and soul glorifies the Lord. Porta sesso l'amore. And leads sex to love. È immacolata. Is immaculate. E proprio perché ha Dio il carattere e il sesso nell'amore. And precisely because she has God and the character and sex in love. C'ha nervi sani. She has healthy nerves. Corpo sano. Healthy body. E non è nemmeno morta. And she didn't even die. Ed è la madre. And she's mother. Presente. Present. Per quelli che non hanno amore. For those who don't have love. E quelli che non hanno amore sono i falsi. But those who don't have love have never sono i ripetitivi. False ones. Those who are repetitors. Sono quelli che sono battezzati senza Cristo. Those who are baptized without Christ. Sono cresimati e non hanno lo Spirito Santo. Confirmed without the Holy Spirit. Fanno la comunione e non sanno relazionarsi. They make the holy communion, they don't know how to relate. Si sposano, sanno e non hanno sessualità nell'amore. They get married and they don't have a sexuality in love. Fanno i preti, sono pedofili. They are priests and they are pedophili. Oh, questa è l'esistenza. This is what happens. Ecco, questo però non è, è così. It is like this. In history it is like this. Ma io sono storico, eh. But I'm an historian too. Io comprendo la storia. I understand history. E sempre viene tutto questo perché non c'è una sessualità.
And all this I've seen comes all, always because there is no a sexuality in love. E non c'è la sessualità nell'amore. A sexuality in love is not there. Perché tu sei dipendente. Because you are dependent. Dagli uomini. Dependent on human beings. Che hanno questa falsità. We have this falsehood. Storica. Historical. Scientifica. Scientifica. E religiosa. And religious. E allora, allora ecco il Cristo. Then here we see Christ. Che è venuto per far fuori e la morte. Who came precisely in order to defeat death. Dice che c'è la gioia. He says he has di andare in croce. Joy of in God croce. In Dio. Cross with God. Per far fuori quel che produce la morte. In order to defeat what produces che death, diavolo. Is the devil. Che in questa falsità. The devil is in this non vista. In his perché è inconscia. Never seen because it is subconscious. Secolare. It is centuries old. Mai distrutta. Never destroyed. E allora noi siamo chiamati per noi. Now for us we are called for us. Ma per Dio. But for God. Convertiti e diventare come bambini. Convert yourself, become like children. Per entrare nel regno con la tua identità. In order to enter the kingdom with your identity, males. E fa fuori anche noi sti diavoli. Then defeated all these devils, even us. E invece gli uomini, invece di far fuori i diavoli, sono pieni di diavoli. While the human beings, instead of defeating the devil, they are full of devils. E invece di guarire malattie, causano malattie. Instead of healing the sickness, they are causing sicknesses. Allora come sacerdote, so as a priest, credente, and believer, beh dico insomma, bisogna un po' svegliarsi, you must wake up a bit. È inutile andare di qua o andare di là. It is useless to go around here and there. Bisogna dire sì, sì, no, no. One must say yes, yes, no, no. E il resto è proprio del maligno. The rest is precise, is ma è falsità. The devil one. Well, how many falsehoods? Ecco, vi chiedo in questi giorni di pregare. I ask you these days to pray. Perché la chiesa qui in Roma, because the church here in Rome, visto tutto il movimento che abbiamo, having seen the movement we have, tutto il mondo, all over the world, che nasce dall'antropologia, which is born from this anthropology, è nata dalla fede, and also born from faith. L'antropologia prima di tutto c'ha la base è Dio. Because anthropology first of all has as a basis God as a basis. Padre, Figlio e Spirito Santo. Father, Son and Holy Spirit. Come la Madonna. Like the Virgin Mary. E poi sono le tue energie che non vanno sugli uomini ma permangono in Dio, come quelle di Elisabetta. And then it is your energies who don't go on the human beings but remain in God, like the ones of Elizabeth. Dio in te, te in Dio. God is you in you and you in God. Che è la Chiesa. Which is church. Come la Madonna. Like the Virgin Mary. Dove le porte dell'inferno non prevalgono. Where the gates of hell don't prevail. Come la Madonna con una diavoli. Like the Virgin Mary doesn't. Allora, tutte le volte che non abbiamo questa antropologia. Or any time we don't have this anthropology. Che ci adattiamo alla scienza, alla religione. When we adapt al corpo, religion, alla mente, body, mind, a quello che scrivo, what, a quello che fanno, write, what they do. Siamo già morti. We are dead. La morte è la non vita. And death is non life. E non gioire. Not rejoicing. Hai occhi non vedi. Eyes that don't see and not seeing. Sei cieco. You are blind. Quando non sei vivo, non sei vero, sei cieco. You are not alive and you don't see your blind. E sei talmente morto che non senti più. And you are so dead that you don't hear. E quindi non vedi e non senti. Anymore, so you don't see it. E nemmeno cammini. Not even walk. Perché ripeti il male, il veleno. Because you repeat the evil. E rimani nel veleno. The venom and you e avveleni. The venom. È tempo di svegliarsi. And you poison other. Per questo quest'anno faremo questa antropologia di base. It is time to wake up. This year we are going to
see this. Parleremo all'inconscio, però non è l'inconscio di Freud. Anthropology, we are going to talk of the subconscious, which is not the subconscious. Perché? Cosa succede quando non c'è rispetto di queste energie che sono nell'inconscio? Because what happens when there is not respect of these energies which are in the subconscious? E le energie dell'inconscio sono Dio che è nell'inconscio, meno male che l'ha creato. And the energies of subconscious is God what is in the subconscious. Se noi non avessimo l'inconscio siamo già tutti morti, perché la superbia dell'uomo avrebbe fatto la coscienza, la superbia, la mente dell'uomo. Thanks to God he created the subconscious. If we had not had a subconscious, avrebbe distrutto tutto. All died, and because we would have been superb in our consciousness. Se c'era sapienza del diavolo, there is the wisdom of the devil. C'è la sapienza molto più grande dell'amore di Dio. The much greater wisdom of the love of God. Che vedendo cosa fa il diavolo, having seen what the devil is doing, è che d'angelo diventa diavolo perché vuol mettersi al posto di Dio. Becomes a devil from being an angel because he wants to take over God. Ha creato poi l'uomo. He created man. Per far fuori l'intelligenza del diavolo, create human beings in order to defeat the intelligence delle bestie, the devil and the instinct of the beasts, attraverso la sessualità, nell'amore, in love, che non va dietro nessun uomo, it never follows any human beings, che non dipende dal padre e dalla madre, da nessuna persona, never depends on the father and mother, no, né dalla donna né dall'uomo, neither from woman nor man. Questa sessualità vuole i figli. It is this sexuality. Perché sono figli di Dio, non degli uomini. Children want such sexuality because. E gli uomini quando non hanno questa sessualità che figli hanno? Because they are children of God, not of the parents. When human beings don't have such a sexuality, what kind of sexuality do they have? E questo è tutto inconscio. And this is all subconscious. Ma Freud non c'ha l'inconscio. But Freud does not have this subconscious. Perché non può vedere Dio, non può vedere l'anima. Because he can't see God, he can't see the soul. Mentre il diavolo si mette a staccare Adamo ed Eva da Dio. While the devil put himself there, he detached Adam and Eve from God. Li porta sulla testa l'albero della conoscenza del bene e del male. He leads them to che sia la scienza o anche tutte le leggi. The tree of knowledge of good and bad. Let them remain on. Sono morti. Remain in the laws and mind. E infatti quando sono andati sull'albero della conoscenza che non dovevano andare, ha perso tutto Dio, l'amore, l'anima. E si accorse di essere nudi e entrare nella morte. And in fact, the devil is there. In fact, when he went on the tree of knowledge of good and bad, they lost God, they lost their soul, they realized they were naked. E oggi è molto peggio. It is much worse. Col computer. The computer. Con internet. Vedete dove vanno con internet. Non so dove entra dentro. Stiamo attenti, Be careful. Non si può perdere sé. One cannot lose oneself. Per il diavolo. For the devil. Per la testa. Mind. Per gli uomini. For the human beings. L'energia c'è soltanto te. Your energies, ed è nata dall'amore. And it is born from love. Ed è per l'amore. And it is for love. Altrimenti che cos'è la vita? È la morte, no? Se non c'è amore. Otherwise, what is life? If there is no love, it is death. E questa è la chiamata personale. This is a personal call. Per una salvezza personale. For a personal salvation. Per una gioia personale. For a personal joy. Per una sessualità nell'amore personale. For a sexuality in love with per la vita personale. For a personal life. Non c'è più. Quello che diceva Elisabetta, la trovate in Africa e qui non c'è. This is not there anymore. What precisely what Elisabetta was saying? She has found it in Africa. Here it is not there anymore. Guardate che è come le comunità, che poi parleremo dell'incrocio, ma poi delle comunità, capite? Perché non si scherza, You see, here we see the importance of the community. Non è ideale, Io l'ideale non lo posso portare. We talk of the subconscious, then of the communities, and this is not an ideal. Tutto questo è
È una novità. All this is a whole novelty. Dello Spirito Santo. Of the Holy Spirit. Che muove e rinnova continuamente tutte le cose. Moves and renews continuously everything. E che ti consacra in tutta la verità. I will consecrate you in the whole truth. È nuovo, eh? It is new. Il vecchio è morte. The old is dead. Bisogna entrare tutta una novità fuori dalle, da tutti i condizionamenti di morte. We must enter in the old novelty, out of all the conditionings of death. E nella fede. Both in faith. E nel carattere. In the character. E nel sesso. Sex, un disastro. E nei nervi. Un disastro. Nerves, e nel corpo un disastro. And in the body, which, e nella mente un disastro. Disaster, in the mind as well. Quindi vedete, noi viviamo tra i morti. You see, we are living amongst the dead. Siamo nella morte. We are in e la morte non esiste. But death does not exist. Esiste la vita, non c'è la morte. It is life that exists. That c'è per quelli che non vivono. That is not there. It is there for those who are not living. C'è per quelli che sono dipendenti. It is there for those who are dependent. C'è per quelli che sono obbedienti. It is there for those who are obedient. Quelli che sono ripetitivi. For those who are repetitive. Che non si accorgono, il diavolo si fa manco accorgere, l'inconscio si fa accorgere. Who don't realize the devil does not allow to be seen in the subconscious. Ma è proprio la verità, è nell'inconscio, 90%. But precisely the truth, it is in our subconscious. E Dio l'ha messa così. Which is 90% of us, and God has put it in this way. Perché il diavolo non ci porta via, non ci porta sull'albero della conoscenza del bene e del male. So that the devil cannot lead us astray, leading us to the tree. E che ognuno senta veramente. Sperimenti la propria identità. So that each one can experience, feel and experience one's own identity. Come Cristo, come la Madonna. Just like Christ and the Virgin Mary. Non andando dietro a nessuno. Never going, following anybody else. Rimanendo con Dio. Always remaining with God. E te con Dio. And you with God. E dopo far fuori tuo padre, tua madre, le scienze, le falsità, le religioni. Ma cantare alleluia, risorgere. Getting rid of your father, your mother, the falsehood, the religions, the science, and but just singing. Questa è antropologia e la vocazione. And this is anthropology and vocation. E chi non ci arriva sono sempre per terra. Eh? Those who don't reach here, they're just down, always down. E quindi diamoci una mano. Let's give us each other a hand. Ringrazio tanto Paola che svela quello che non vorremmo vedere. I thank so much Paola that reveals what we wouldn't like to see. Ma ringrazio tanto Padre Angelo per questa antropologia che è veramente la speranza per tutti. But I thank so much Father Angelo for this anthropology which is hope for everybody. Ma diceva Padre Angelo è un fatto personale. But just like Father Angelo was saying, it is a personal fact. Allora lo vorrei calare sull'esperienza personale di uno di noi. So I would like it to be connected to the personal experience of one of us. Perché Padre Angelo diceva che se non usciamo dalla dipendenza non ci arriveremo mai. Because Father Angelo was saying if we don't come out of the dependency we will never reach here. Allora volevo chiedere a Gioia se ci dava la testimonianza. I would like to ask Gioia to give us a witness. Della falsa cultura incontrata. Of the false culture she has met. E della verità di questa antropologia. And the truth of this anthropology. Buonasera a tutti. Good evening everybody. È veramente una grande gioia stare qui stasera. It's really a great joy to be here. Sono arrivata qui 8 anni fa. I came here 8 years ago. In punta di piedi. Just silently. Come ero abituata a fare fino al 2004, quando sono arrivata qua. Just the way I had been used until 2004. Vengo da una famiglia normale, come tante. Un padre e una madre che non sono mai arrivate all'innamoramento e tantomeno all'amore nel loro matrimonio. I come from a normal families like many others, a father and mother will never reach really to fall in love. Tant'è che dopo pochi anni il matrimonio è naufragato e è arrivato a un divorzio. Io avevo 6 anni. When I was 6 years old, they divorced.
Non ho mai vissuto mio padre, perché lui è andato via con un'altra donna e un'altra famiglia. I've never lived have the experience of my father because he went away with another woman. Questo mancato riconoscimento paterno mi ha spinto ad andare verso mia madre, totalmente verso mia madre, diventare dipendente da mia madre. Not having been recognized by my father led me to go completely to my mother, completely being attached to her. E per la paura di perdere il suo amore mi sono messa una maschera, mi sono calata un ruolo, quello di essere brava e buona. And fearing of losing her, I put up a mask on top of me in order to show myself good and obedient to her. Questo mi ha provocato inevitabilmente subito delle malattie. L'ho capito con Padre Angelo, eh. What I understand now, it is as a consequence of it, I got many sicknesses. Era una bambina molto fragile, molto magra, sempre malata alla gola, alle orecchie. I was a very fragile girl, often sick in my ears. Molto chiusa, molto isolata. My throat, very close and isolated. Inespressa, totalmente inespressa. Avevo paura di parlare, avevo paura di proprio di stare insieme agli altri. I was completely not expressed. I was not speaking. I was completely fearing of being with others. Nel tempo poi la malattia si è manifestata in altri modi, proprio perché mancando un'espressione il corpo, la mia anima soffriva e il mio corpo di conseguenza si ammalava. With time the sickness took a different in different ways because my soul was suffering, my body also got sick. Sono stata operata di tumore benigno al seno molto giovane, avevo dei noduli, un seno pieno di noduli, avevo problemi agli organi genitali, soffrivo di cistiti. I got cancer when I was still in the womb, in the breast, when I was still very young. Also other sickness to my sexual organs. E la scienza, i medici che incontravo, che ho incontrato sin da giovani, erano parziali, come diceva Paola, cioè non mi vedevano come persona nella mia sofferenza, ma si limitavano a darmi la medicina o a operarmi chirurgicamente. The doctors and scientists I found were very partial, just like Paola had told us this evening. So they were just limited, they were seeing me in a limited way, they were just giving me medicines or maybe operating. Vedete la mancanza di antropologia. You see the lack of anthropology. E di sessualità. And sexuality. Suo padre se ne va via. His father went. Sua madre non capisce niente. The mother does not understand. Lei si adatta alla madre. She adapts herself to the mother. Perde completamente se stessa. Loses completely herself. L'anima. Soul. E la mente. Mind. E tutto lo spirito. All the spirit. S'ammala nel corpo. She gets sick. I medici non capiscono niente. The doctors don't gli danno medicine gives, o la operano ed è un disastro. And it is a disaster. E qui, vedete, volete svegliarvi? You see, you want to wake up? E questo è l'aspetto della scientifico, diciamo, medico della mia vita. This is the medical aspect of my life. Proprio perché volevo l'amore, cercavo amore. Precisely because I wanted, I was looking for love. Dovevo essere la più brava. I had to be the most the best. The best person. One, la migliore, sempre. E quindi sono andata sullo studio. Since I had to be the best one, I concentrated myself very much on studies. Mi sono diplomata con il massimo dei voti, laureata con il massimo dei voti. I got all the titles until the degree, with the maximum marks. Ho collaborato nel mondo accademico. I also worked at the university. Ma era sterile, quello che facevo era sterile, non c'era la mia anima, c'era solo la mia mente, ero bravissima con la mente.
but all what I was doing, it was completely barren. I my soul was not there. It was only my mind in everything I was doing. Anche la fede che ho incontrato era rientrava nell'essere bella, brava e buona. Also, the kind of faith that I've met was in the same line of being good, obedient, and beautiful. Ho fatto 3 anni di sono battezzata, ma non ho incontrato mai Cristo. I'm one of those baptized that never met Christ. Ho fatto 3 anni di comunione, ma non sono mai entrata in relazione con Cristo. I have 3 years of catechism to get the Holy Communion, but I've never managed to be in relationship with Christ. Ho fatto la cresima, ma non avevo lo Spirito. I was confirmed, but I was not having the Holy Spirit. Ho fatto pure 2 anni di corso attivo, quindi ce l'ho proprio pieno, tutto. Ho fatto tutto. Two years of course. Questo fino al 2004, quando proprio nel bisogno che avevo di vivere, perché ho comunque sempre cercato e continuato a sperare che ci fosse qualcosa di diverso per me. And this has been like it has been like this until 2004, because I've always looked seriously for something true for me. Casualmente ho visto Padre Angelo in televisione. By chance I happened to see Father Angelo on TV. Io incontro Italia Solidale come donatrice, io sono una donatrice. But you must know I met Italia Solidale as a donor, a volunteer donor. In quell'incontro, in quel flash di 5 minuti sulla trasmissione Rai, io ho percepito inconsciamente, nel profondo, per la prima volta, qualcosa di assolutamente nuovo che profondamente toccava la mia vita. So I began an adoption, but in those 5 minutes I really perceived something from Father Angelo, something that would have changed my life. C'era una cultura come vita. I perceived that it was a culture as life. E che parlava la mia vita, a quel sigillo di Dio che stava dentro di me e che era sempre vivo, nonostante tutto. Which was talking to my life, to the seal of God which was within me, and despite everything was still there. È stata una meraviglia. It's been a wonder. Contattato subito Italia Solidale e da lì è iniziato, dal 2004 ho iniziato a vivere. And immediately I got in touch with Italia Solidale, and it is from 2004 that I began living. Ma senza ideali, Without ideals. Ho iniziato con i piccoli gruppi la scuola biennale. I began with the small groups of the biannual formation school. E sono andata anche in Africa con Padre Angelo a Nairobi. I went also to Africa with Father Angelo in Nairobi. Ma quando sono tornata, but when I came back, io sono stata malissimo. I was so bad. Io avevo toccato una profonda esperienza, avevo fatto una profonda esperienza d'amore in Africa. I felt very badly because I had had a very deep experience of love in Africa. Ma tornata in Italia, io dovevo iniziare a camminare. But going back to Italy, I was supposed to begin walking. Dovevo iniziare a prendere le mie croci. I had to begin taking my own crosses. E l'antropologia che Padre Angelo, in tutti gli incontri che avevamo fatto, mi aveva trasmessa. And the anthropology that Father Angelo had transmitted to pass to me richiedeva il mio impegno personale. Would really require my personal commitment. Non era sufficiente che io andassi in India, in Africa. But it was not enough that I had gone to Africa. O che venissi a messa e sentissi le ricerche religiose o facessi i sacramenti. Or that I was coming here to the religious research, participating in the Eucharist and the sacraments. Dovevo calare questa antropologia, questa cultura nella mia vita, nel mio vissuto. I had to make this anthropology to sink down in my life, in my daily experience. Un inciso, io ho sofferto di depressione tanti anni. One note, I've suffered from depression for many years.
e sono stata in cura in analisi per ben 10 anni. And I've been followed by a psychoanalyst for 10 years. Ho fatto analisi transazionale. What I follow was a transactional analysis. In esperienze individuali e di gruppo. Both at personal and group level. Ho partecipato a tantissimi corsi proprio per la persona, ma come dice la scienza, non come dice la vita. I followed a number of courses for the persons, but in the meaning of the science, not the one, the meaning we have as an anthropology. So tutto di costellazioni familiari, gestalt e quello di yoga e quello che il mondo offre passa. I know everything what is about family round and a number of things that science. Ma stavo male, c'avevo di nuovo i pensieri di morte, mi volevo nuovamente suicidare. But I was feeling so badly, I was having death thinking that I wanted to commit suicide. Ed ero stata in missione, stavo già in Italia solidale, mio marito durante una messa bellissima a Nairobi mi chiese di sposarla. Yet I had been already into the mission with Italia Solidale, my husband during a mass, wonderful mass, asked me to get married. Io e mio marito ci siamo incontrati a Italia Solidale, ci siamo conosciuti qua. Me and my husband, we met here in Italia Solidale. Questo per dire che non basta, non basta l'ideale, non basta la mente, non basta volere, ma veramente è necessario il tuo impegno. This is to say that ideal is not enough, mind is not enough, it is not just enough willing. Senza questa antropologia, senza questa cultura, io veramente sarei già morta. Without this anthropology and this culture, I would really be already have died. È proprio una cultura che mi ha riportato a credere, che mi ha fatto conoscere che ho un mio potenziale, che sono amata da Dio e che tutto veramente posso in colui che mi dà forza. It is a culture that allowed me to know my potential self, that I'm loved by God, and really I can everything in the one who consoled me. Ma è un cammino, veramente un cammino di croce e di resurrezione. But it is really a path of cross and resurrection. A gennaio sono stata in India con Caterina. Last January I went to India with Caterina. Ma non basta. But it is not enough. Ancora, quando Padre Angelo parla di guarigione e di conversione, io sento esattamente la differenza ancora in me. When Father Angelo speaks of the difference between healing and conversion, I really feel this difference within myself. Ma ho fiducia perché adesso so che ce la posso fare. But I have hope and I trust because I now I know I can do it. I can make it. Grazie. Thank you. Ale! Questo lo volevo di già comunque io! Beh, pure quelli maturi ce la posso fare. Altro che miliardi. Much more. Life is much more than billions of money. God will. C'ha dei fili che prima era così, adesso è tutto diversa. È diversa in molte, molte cose, nell'economia, nelle case, nel cosa c'entra. È tutta una materialità. It's different in many, many things. Sì, è un cammino. Grazie, grazie Gioia. Mi piacerebbe dire che il suo cammino è proprio un cammino dalla dipendenza all'indipendenza e lei non lo mette ancora abbastanza in luce, però che Dio ci aiuti a arrivare proprio all'indipendenza di quello che siamo attraverso questa antropologia. I would like to stress that her path is really a path from dependency to independence, although she doesn't want to highlight it. So let us thank God for e cantiamo me. Alleluia, no? Alleluia, 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 alleluia.
La prossima lezione è sabato 1 dicembre alle 15. Next lesson will be Saturday the 1st December, Saturday. È sull'impegno che ci vuole per arrivare a una vera antropologia personale. It will be on the commitment needed in order to reach one personal anthropology.